Buongiorno, sono Nicoletta Vallorani, responsabile scientifica e ideatrice del progetto DocuCity, Documentare la città. Si tratta di un progetto che nasce nella cornice dell'Università degli Studi di Milano e ha a che fare col cosiddetto cinema del reale. Abbiamo lavorato per anni sul documentario, soprattutto come strumento per cercare di capire in modo inedito le dinamiche che operano all'interno della metropoli contemporanea. Ne è venuto fuori un archivio estremamente particolare che riteniamo sia unico proprio perché le rappresentazioni sono realizzate dal punto di vista di identità che di solito nelle dinamiche della città contemporanea vengono trascurate, non vengono prese in considerazione. DocuCity invece le mette al centro del suo interesse e cerca di realizzare e riesce a realizzare, a mio parere, una documentazione che è da tanti punti di vista interessante, fresca, inedita. E uno strumento conoscitivo davvero davvero utile. Quando qualche anno fa ci è stata presentata l'opportunità di collaborare con l'iniziativa portata avanti dal Forum della Città Mondo e dall'Ufficio Reti e Cooperazione Culturale del Comune di Milano, questa ci è sembrata un'opportunità magnifica, magnifica per ampliare il nostro pubblico, per ampliare il nostro archivio e per cercare di mostrare ancora una volta come il video, al di là della sua specificità cinematografica, rappresenti uno strumento per conoscere, per capire meglio, i luoghi che in effetti abitiamo. Quest'anno partecipiamo per la quinta volta e volentieri ci occupiamo della città delle donne. Per preparare però il palinsesto che si svilupperà a partire da settembre prossimo, oggi e domani abbiamo pensato di offrirvi uno streaming online sulla nostra pagina Facebook, che poi verrà rilanciato in effetti dalle pagine Facebook del MUDEC e del Forum della Città Mondo, una selezione di film che sono quelli che si sono distinti nelle edizioni precedenti del concorso che curiamo nel contesto di questo insieme di iniziative. Perciò parleremo di città del mondo e parleremo di città del mondo attraverso le immagini realizzate da giovani cineasti, alcuni con maggiore, altri con minore esperienza, e ne parleremo concentrandoci su quelli che sono stati i temi portanti e i luoghi portanti delle edizioni precedenti. Quindi cominceremo mostrandovi un film che ha a che fare con l'Etiopia e l'Eritrea, parleremo poi di Cina, parleremo poi di Egitto e infine di Perù. Ciascun film verrà accompagnato dalle parole del regista o dei registi e verrà mostrato appunto in diretta, in streaming. I film poi saranno disponibili per 48 ore sul canale YouTube del MUDEC. Si tratta di un'occasione che non potete perdere, un modo per capire meglio quali sono le dinamiche che operano nei luoghi che abitiamo e mai è stato importante come in questo momento. Perciò seguiteci. Grazie.